buongiorno a tutti, vi ringrazio per questa presenza, saluto gli ospiti, l'onorevole Marco Pannella, l'onorevole Elisabetta Zamparutti e Sergio D'Elia, anche egli deputato, il quale è il presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, l'associazione che sta promuovendo in tutta Italia una serie di iniziative rivolta a constatare la condizione delle nostre carceri e quindi la condizione di coloro che vivono, non soltanto, come giustamente mi faceva notare qualche giorno fa Sergio, i detenuti, ma anche coloro che operano insieme ai detenuti nelle carceri. Quindi un problema sociale complesso, importante, di grande emergenza, al quale Marco Pannella da sempre, tutti coloro che poi si sono susseguiti nella sua organizzazione, dedicano grande interesse. Io voglio dire questo, che come sindaco della città sono lieto di ospitare Marco nel comune che io dirigo, presiedo come sindaco. E lo faccio perché questo è un comune aperto a tutti, non viviamo in clima di preoccupazioni politiche. Qui ci incontriamo, tutti coloro i quali hanno qualcosa da dire e qualche problema da rappresentare, qualche sentimento da comunicare. Devo dirvi, lo avrete già notato, che dal punto di vista personale sono felicissimo di averlo qui a Brindisi, perché noi abbiamo storie diverse ovviamente, ma che si sono spesso incrociate, sempre in una posizione dialettica, qualche volta siamo stati insieme, qualche volta con posizioni divergenti. Quello che ci lega, io credo di poterlo dire, è questo sentimento della politica, intesa non come guerriglia personale che ogni tanto esplode, ma come capacità di seguire alcuni indirizzi, di comunicarli con chiarezza, di verificare se le condizioni consentono di poter condurre insieme alcune battaglie. Ci è capitato di condurre insieme in un momento in cui sembrava che la condizione del Paese non fosse più governabile, e insieme nel 94 salutammo l'arrivo di un periodo nuovo. Poi, come sempre accade, questo aggettivo finisce col subire il logorio del raffronto con la verità, con la realtà, che non è sempre quella che tu sogni e che vorresti realizzare. Ma io sono proprio, come dire, particolarmente legato a Marco da un rapporto che è anche di natura personale, pure se nasce sostanzialmente dalla politica, dai tempi in cui io nel Massé, lui nel Partito Radicale, eravamo gli unici a parlarci, quando in questo paese in cui è accaduto di tutto accadde anche che vi erano preclusioni, convenzioni secondo le quali non fosse neppure possibile discutere. Il fascismo degli antifascisti nei confronti dei pretesi fascisti. Sì, perché poi c'è sempre un antifascismo che riabilita il fascismo. Questo accade. Per cui voglio dire che averlo a Brindisi rappresenta veramente un motivo particolare. In una giornata difficile, voglio dirlo, non c'entra nulla, ma anche qui, una giornata difficile, perché vive momenti difficili, una persona che possiamo considerare un amico comune, un combattente in questo paese. Mi riferisco a Francesco Cossiga, con il quale Marco, per il suo verso, io per il mio, abbiamo avuto rapporti intensi, anche lì di polemica talvolta spinta al punto dell'inimicizia, ma anche di una capacità di ritrovarsi sui temi essenziali ai quali abbiamo dedicato gran parte della nostra vita. Io non l'ho
invitato oggi perché rendesse pubblici i miei anni. Io l'ho invitato oggi perché lo avevo già invitato quando fu pubblicato il suo libro e volevo che venisse a presentarlo. Ma quel giorno, quando ci mettemmo a parlare, non so che cosa accadda, poi non ci è capitato più di incontrarci e quindi per me il fatto della presenza qui a Brindisi rappresenta un dato rilevante. La politica non è stata sempre quella che oggi si rappresenta, è stata anche, come dire, nella contrapposizione una capacità di riconoscere agli altri, a quelli che lo meritano, che lo meritavano, la capacità, la intelligenza, la forza di rappresentare le proprie idee. E il rispetto nasce da questo. Ecco perché bisognerebbe che tutti tenessero a mente che in politica non si sollevano questioni morali, si sollevano questioni politiche. Perché non è che la moralità condiziona la politica, è la politica che determina se è buona una moralità di comportamento, altrimenti poi ci disperdiamo dietro i fatti singoli e gli spettacoli che ne derivano non sono particolarmente edificanti. Detto questo, e ringraziando oggi per questa presenza, vengo rapidissimamente alla ragione della visita a Brindisi. Peraltro Marco, facendo una dichiarazione ai colleghi giornalisti della televisione e della carta stampata, ha già detto tutto, perché poi è fatto così. Lui lamenta, e questo è un dato obiettivo, di una scarsa informazione. La verità è che quando lo si incontra poi ti getta addosso tutto, e per cui obiettivamente ha già detto ai colleghi giornalisti quello che immagino dirà oggi, adesso, con la collaborazione dei due parlamentari che sono presenti e che svolgeranno oggi la visita presso le carceri qui a Brindisi. Devo dire che l'argomento obiettivamente è di grande rilevanza, è uno di quei temi sui quali si misura la civiltà di una nazione. E purtroppo, come veniva già anticipato, noi ci troviamo in presenza di un problema che in 40 anni non ha fatto nessun passo avanti, anzi ha fatto registrare passi indietro. Situazioni difficili, dolorose, certo, nelle carceri c'è chi ha sbagliato, però il problema è quello che bisogna garantire un livello di civiltà di vita a chiunque. Ripeto, a coloro che sono lì perché hanno subito sentenze, ma a coloro che sono lì per svolgere un'opera che è soprattutto di rieducazione. Oggi la delegazione svolgerà, attraverso la propria presenza, una indagine sulla condizione qui a Brindisi delle nostre carceri. Naturalmente tutto questo fa parte di un programma intenso che, come sapete, i parlamentari meridionali e non solo meridionali, comunque da qualche tempo stanno seguendo con molta attenzione. Io, Marco, dandoti appuntamento ad una occasione successiva, sai, si dice che poi per coloro che fanno politica i riconoscimenti sono sempre postumi, e allora più si allontana e meglio è. Però noi possiamo continuare a vivere senza riconoscimenti, ma ecco, riconoscendo fra di noi questa capacità di battaglia politica. Io sono stato particolarmente legato al mondo radicale. Prima, quando nel Massia abbiamo condotto battaglie difficili, successivamente, quando poi ci fu quel momento di convergenza nel 1994, dopo, quando ho frequentato il Parlamento europeo e quindi ho avuto una frequentazione intensa con loro. E mi piace dire una cosa, che sento e riferisco nel modo in cui sento. Come sapete, capita a personaggi talvolta anche di ritrovarsi fuori dai luoghi ufficiali, dai santuari
della politica. Io ricordo, non farò il nome, di un presidente particolarmente astioso, come si rivolse a Marco che protestava al Senato per una ritenuta mancanza di applicazione obiettiva della legge. E proprio tenendo presente questi atteggiamenti, sono lieto di essere scevro da spiriti che non sono opportuni, che non gratificano nessuno, che non nobilitano la politica. Io ho sempre pensato, Marco, anche quando su alcuni temi non abbiamo avuto assolutamente momenti di convergenza, che per il Parlamento italiano avere te fosse un arricchimento. Non averti era un problema per il Parlamento, non per te che eventualmente non ci arrivavi. E te lo dico con grande affetto, con grande amicizia, ma anche con grande sincerità. Ci sono uomini i quali andrebbero imposti in certi luoghi anche quando la volontà popolare talvolta non riesce ad esprimersi in maniera compiuta. Tu per me sei uno di quelli, essenziale alla politica, essenziale e positivo al di là di quello che sostiene. Un abbraccio. Allora, l'onorevole Delia. Grazie davvero, Sindaco, per questa, non soltanto per questa accoglienza in questa prestigiosissima sala di Palazzo Nervegna, ma anche per le parole che hai detto e per insomma, l'affetto che l'intelligenza anche proprio del cuore con cui tu ci hai introdotto a questa conferenza. Noi siamo qui per sollevare una questione che Marco ritiene essere la prima questione sociale del nostro Paese. Non solo quella del carcere, che è solo un'appendice di questa questione, ma quella della giustizia. Lo diceva poco fa, lo ripeteva poco fa ai giornalisti, un terzo della popolazione italiana si trova nella situazione che sia insomma, autore, il responsabile di un reato o vittima di un reato, nella situazione di attesa di una giustizia che non arriva, perché sono 11 milioni i processi pendenti, metà nel penale, metà nel civile, e se si calcolano che le parti in causa in un processo sono due, forse più di due, fatevi i conti, ed è il Consiglio d'Europa nella sua indagine a dire che appunto un terzo della popolazione italiana si trova negata la giustizia. Ed è un problema sociale che non può essere affrontato con processi brevi. Marco c'ha la sua proposta storica e ragionevole, che è quella di volta a rimettere in moto i tribunali, a farli produrre non prescrizioni, ce ne sono 200.000 l'anno, ma sentenze, è quella di portare a regime un sistema che altrimenti è al collasso, ed è la proposta di un'amnistia generalizzata, ampia, ma ne parlerà lui. Io voglio soltanto dirvi perché siamo qui, perché in questa regione e alla fine anche perché proprio a Brindisi. Nella classifica nazionale del sovraffollamento la Puglia è al secondo posto, alla fine di giugno i detenuti erano 4.601, bene 2.000 in più rispetto alla capienza regolamentare, quella cioè per la quale si può ritenere, come dire, non trattamento disumano il solo fatto di stare in una cella, in un carcere, ma è prima nella classifica nazionale se si calcola, c'è un altro termine tecnico, ce ne sono 600 in più rispetto a quella capienza che il Ministero definisce tollerabile. C'è da chiedersi per chi tollerabile? Forse per il Ministero, le sue statistiche, non certo per i detenuti e per gli agenti di polizia penitenziaria che io definisco un po' semiliberi o semidetenuti,
cioè sono quelli detenuto quando va in semilibertà, esce fuori il giorno per lavorare e ci rientra in carcere la sera. Lì è all'inverso, loro vanno il giorno a lavorare e ritornano a casa spesso tardi dopo turni massacranti la sera. Ebbene, ai primi posti del sovraffollamento, ma la Puglia rischia di essere primatista anche su un altro punto, quello delle morti in carcere, dei suicidi in carcere. Sono già 4 dall'inizio dell'anno e siamo a Brindisi forse anche per questo, perché alcuni giorni fa un tunisino si è tolto la vita, sembra perché non gli consentivano di vedere i propri figli, essendo stata arrestata la madre per 5 bottiglie di whisky rubate non so quanti anni. Comunque aveva già tentato il suicidio un mese prima e si è impiccato. Io credo che la Puglia non meriti questo triste primato, anche perché si poteva evitare. Prima consigliatura, primo mandato di Nichi Vendola. Siamo nel 2006, eletto nel 2005, nel 2006, con una legge ad hoc Vendola istituisce il garante regionale per i diritti dei detenuti, diciamo brevemente, ma delle persone private della libertà. Quella legge prevedeva 180 giorni entro i quali alla legge scritta dovevano seguire i fatti, cioè i decreti attuativi di quella legge, e la nomina del garante. Era luglio del 2006, sono passati più di 4 anni e questo non è avvenuto. Io voglio bene a Vendola, però io credo che sia inconcepibile, inaccettabile, che il presidente Vendola, il difensore dei diritti umani, è scritto anche a nessuno tocchi carino, il difensore dei diritti umani soprattutto degli ultimi, il promotore della sinistra, della libertà, accetti che, la propria regione sia privata. Cos'è il garante? Secondo la nostra impostazione è garante non solo dei diritti dei detenuti, ma anche di tutti gli operatori, di tutta la comunità penitenziaria. Noi così lo concepiamo il garante, perché sia riportato, tentato di riportare nella legalità una situazione inaccettabile, di illegalità. Perché i detenuti e gli operatori penitenziari sono vittime della stessa catastrofe umanitaria, della stessa illegalità che vige nelle nostre carceri e nel nostro paese. Quindi questo è quello che noi chiediamo, e nell'attesa che le istituzioni si muovano, e soprattutto la prima istituzione di questa regione, noi, come diciamo spesso, dice Marco, fai quel che devi, accada quel che può. Io ho apprezzato il fatto che in questa città, siamo anche qui per questo, inaugureremo un circolo di nessuno tocchi caino subito dopo questa conferenza al terminal. Si sia costituita un'associazione emblematicamente chiamata Famiglie Fratelli Ristretti. È un'associazione radicale, con le famiglie, con gli ex detenuti, ce ne sono molti qui, ma ci sono anche agenti di polizia penitenziaria. Io dico, il mio comandante, sono stato con lui in carcere, il comandante Leo, che, insomma, un giovane che l'hanno costretto ad andare in pensione perché ha fatto i 40 anni, ma lui, per lui sarebbe rimasto. E io dico, nell'assenza delle istituzioni spesso il carcere, se non precipita proprio nel baratro definitivo, è grazie anche ad alcuni operatori penitenziari che hanno supplito alla mancanza delle istituzioni e del rispetto delle leggi che quelle istituzioni si sono date. Ci sono altri agenti di polizia penitenziaria, possiamo dire ci sono guardie e ladri qui dentro, o ex guardie o ex ladri. E io credo che vada apprezzata questa associazione, perché cosa farà? Per statuto tenderà a dare senso e significato a quell'articolo 27 della Costituzione che parla di reinserimento dei detenuti, mettendoci in proprio. Nella loro prima vita queste persone hanno sbagliato, sono finite in carcere. Ebbene, oggi invece hanno deciso di impegnarsi perché dal carcere possano uscire persone diverse da quelle che erano quando sono entrate, o comunque consentire che siano reinserite. Ora fanno gli imprenditori e mettono a disposizione anche il proprio tempo, quello che guadagnano oggi, perché sia possibile
aiutare le famiglie dei detenuti, l'assistenza legale ai detenuti o possibilità di reinserimento. Io credo che vada apprezzato questo percorso che loro stanno tentando e alimentando. Io li ringrazio, l'associazione opererà soprattutto sul carcere di Brindisi, ma anche su quello di Lecce, nelle carceri salentine, per tentare di portare un po' di attenzione e di umanità laddove le istituzioni non sono in grado purtroppo di portare e di garantire. Sono qui alcuni, poi c'è anche l'avvocato Giovanni Battista Cervo, che brevemente poi ci dirà due parole, perché cura, diciamo, l'aspetto legale di questa associazione. C'è Franco Nardelli, Renato De Giorgi, che sono gli animatori di questa iniziativa. Sì, forse i giornalisti li conoscono perché in passato hanno fatto quello che hanno fatto. Oggi fanno cose diverse e credo che vadano valutati per quello che sono oggi e non quelli per quello che erano in passato. Va bene, grazie. Voglio dire, io sono vostro ospite, quindi vi organizzate voi gli interventi. Adesso, prima di passare la parola all'onorevole Elisabetta Zappaluti, voglio precisare una cosa. Peraltro è presente la direttrice dell'Istituto Penitenziario, la ringrazio per questa sua partecipazione. Voglio dire questo, per quanto riguarda la vicenda di Brindisi, senza entrare in particolari, qui è presente la dirigente e le collaboratrici dell'ufficio servizi sociali del Comune, che è nelle condizioni di fornire tutte le notizie che eventualmente dovessero essere necessarie per esprimere una prima valutazione. Prego, Elisabetta. Per questa splendida accoglienza. Ma io ritengo estremamente opportuna questa iniziativa, che mira fondamentalmente a ricordare al Presidente Vendola il tempo trascorso dalla scadenza di quei 180 giorni entro i quali avrebbe dovuto provvedere alla designazione del garante per i detenuti. E lo dico perché è in fondo ottemperare i propri doveri e i propri impegni espressione della capacità di governo, e credo quindi che sia importante ricordarglielo, perché rispetto al problema della comunità penitenziaria, come noi la definiamo, cioè l'insieme dei detenuti ma anche del personale penitenziario, avere un garante, avere persone che fanno un monitoraggio di quanto sta accadendo in questo mondo, che è il primo forse a subire l'incapacità di governare le situazioni e i grandi problemi sociali del nostro Paese, a subirne gli effetti. Noi abbiamo sentito da Sergio D'Elia qual è la grave situazione delle carceri pugliesi, ma il problema è appunto un problema nazionale che, come radicali, costantemente poniamo al centro della nostra iniziativa politica, ed è per questo che anche nel giorno di Ferragosto quest'anno compiremo una visita ispettiva molto molto ampia sull'intero piano nazionale, visitando le carceri e i luoghi di reclusione. Lo faremo ovviamente insieme ad altri colleghi parlamentari o consiglieri regionali, insomma persone che possono accedere nelle carceri. Abbiamo ancora alcune decine di istituti penitenziari in cui non siamo riusciti a trovare le persone che possano
fare questa visita, ma abbiamo quest'anno voluto, come dire, estendere l'invito a prestare attenzione al problema delle carceri anche alla CEI e ai vescovi che sono gli ordinari diocesani preposti a compiere delle visite nelle carceri, e anche ci siamo rivolti ai magistrati di sorveglianza e ai procuratori generali presso le procure e i tribunali perché anche loro si rechino in carcere per vedere appunto qual è la situazione in cui versano gli istituti penitenziari. Su questo fronte di questo appello rivolto ai magistrati di sorveglianza e ai procuratori generali già ci sono state alcune risposte dal Trentino Alto Adige e dal Veneto, e ci auguriamo quindi che l'appello che abbiamo rivolto non solo a esponenti politici ma, ripeto, anche a autorità religiose e a componenti la magistratura possano fornirci anche quelle risorse per poter coprire e monitorare la situazione in tutte le carceri d'Italia. E noi, per quanto riguarda la Puglia, sono coperte praticamente tutte le carceri, quindi ci saranno visite tra il 13 e il 15 agosto in tutti i carceri pugliesi, e con Sergio D'Elia, Marco Pannella visiteremo oggi il carcere di Brindisi, mentre invece nei giorni di Ferragosto ci recheremo in Basilicata, in particolare nel carcere di Matera, per capire anche in Lucania, sul fronte delle carceri, qual è la situazione. Io vi ringrazio davvero per questa massiccia partecipazione e ringrazio soprattutto il Sindaco. A Giovanni Battista Cervo. Allora, un ringraziamento. L'avvocato non lo ricordava. Cervo. Allora sia chiaro che hai pregato lì. Un ringraziamento al signor Sindaco, alle autorità, gentili ospiti. E ovviamente un ringraziamento all'onorevole Marco Pannella, indiscusso leader del Partito Radicale. E anche un ringraziamento all'onorevole Sergio D'Elia, che è segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. Associazione ben nota per le numerose e meritorie iniziative a favore della salvaguardia dei diritti umani e della stessa sostenuti. E proprio sotto l'egida dell'associazione Nessuno Tocchi Caino sorge il progetto dell'associazione Famiglia Fratelli Ristretti, che nasce dall'impegno di un gruppo di uomini che hanno vissuto sulla propria pelle i disagi e le problematiche che inevitabilmente si provano nel momento in cui si entra a far parte del circuito penale, e che dopo esserne usciti hanno optato per una scelta di reintegrazione sociale. Nasce anche dalla volontà di uomini sensibili a tali problematiche, che affrontano professionalmente nella propria quotidianità e che hanno accettato, insieme ai primi, di fare squadra per vincere questa scommessa. L'associazione farà sentire la propria presenza attraverso l'attenzione ai problemi che verranno segnalati, l'ascolto, l'aiuto legale e psicologico, e contribuirà a seguire i fratelli ristretti e le loro famiglie nel far valere i propri diritti. L'associazione è animata dalla volontà di collaborare con le istituzioni ed enti, con l'ambizione di rendere effettivo il reinserimento nel mondo del lavoro e dell'economia legale di coloro che decidono di partecipare alla nostra scommessa. L'associazione si prefigge, tra l'altro, di monitorare le condizioni di vita dei detenuti in istituti di pena, assicurare assistenza di carattere legale e psicologica ai detenuti e alle loro famiglie, realizzare i corsi di formazione, assistere la persona per il reinserimento nel campo lavorativo anche con la realizzazione di cooperative e altro genere di attività commerciali, promuovere iniziative culturali, sociali, sportive e di spettacolo mirate al raggiungimento e all'affermazione degli scopi associativi, combattere e contrastare ogni forma di razzismo verso esseri umani, promuovere forme di collaborazione con enti, associazioni pubbliche o private, soggetti singoli, volte al raggiungimento degli scopi prefissi. Questi brevemente gli obiettivi che la nostra squadra si
prefigge di raggiungere, consapevole delle difficoltà che potrà incontrare sul proprio cammino, ma ben determinata a vincere questa scommessa. Un sentito ringraziamenti va a Valentino Castriota, che si è adoperato per la nascita dell'associazione stessa. I ringraziamenti anche a Renato De Giorgi, presidente, e Francesco Nardelli, vicepresidente e segretario, per l'impegno profuso e i mezzi messi generosamente a disposizione a tal fine, grazie ai quali oggi nasce questa nuova realtà, in grado di donare un'alternativa a chi ha voglia di cambiare. Un ringraziamento particolare al sindaco di Brindisi, Domenico Mennitti, da sempre sensibile e attento a queste problematiche sociali che ha reso possibile questo incontro. A Sergio D'Elia, segretario dell'Associazione Radicale Nessuno Tocchi Caino, per il suo prezioso contributo e nostro referente presso l'istituzione parlamentare. E a Marco Pannella, che cito per ultimo proprio per tributargli il massimo riconoscimento per le tante battaglie sociali, parte della storia della nostra Repubblica, nelle quali si è speso al di là delle ideologie e che ne fanno anche per la nostra associazione indiscutibile punto di riferimento. Grazie. Va bene, allora concludiamo questo incontro con l'intervento di Marco Pannella. Devi un po' avvicinare. Sì, e non ho la voce. Soprattutto. Ma questo è determinato al fatto che il partito notoriamente ha la potenza del matriarcato, anche di voce, e quindi facciamo questo. Forse sarebbe subito importante, perché l'espressione è venuta dal sindaco, da questo sindaco, con questa storia, con questa amicizia. Simone Weil diceva che l'amicizia, diceva anche l'amore, ma l'amicizia non è altro che costanza dell'attenzione. Io ricordo un deputato del Movimento Sociale che durante una delle maratone radicali, giorno e notte, avevamo Radio Radicale 2, in quel momento che le trasmetteva, ma eravamo moltissimi. E mi ricordo, dicevo, stavo parlando, era ormai notte, avevamo avuto 15, 20, 30 persone, e poi vedevo il collega del Movimento Sociale, che non per la prima volta era venuto per partecipare, assistendo, poi anche parlando, come accadde, a quella maratona. Era lui. E posso anche dire che questa costanza dell'attenzione, questa amicizia in qualche misura poi è divenuta anche non solo personale ma familiare, nel senso più completo della parola. E lui ha detto: Marco, lamenta la disattenzione. C'è un problema che è straordinariamente difficile. No? Qui normalmente si lamenta che le cose vanno male, ci sono attacchi alla democrazia. Questo è il lamento, no? Non si capisce dove si sta andando. Quello è colpa di tutto. Quell'altro, io vincemmo un po' delle elezioni determinando un esito elettorale con la roda nel pugno, dicendo se si trattava di decidere a cosa fare ricorso, se soprattutto a uno capace davvero, ma davvero di tutto, come nel linguaggio dei paesi, chiamiamo il nipote. Va bene, quello è simpatico, però stai attento, stai accorto che è capace davvero, è capacissimo, ma davvero di tutto. E dicevo poi dall'altra parte, i buoni quasi a niente. Scegliamo un momento, i buoni quasi a niente. E infatti la rotta del pugno in quel caso fu determinante, nel senso che l'Unione prese 1 milione di voti meno di Silvio Berlusconi,
La rosa nel pugno ne prese 950.000, ma 400.000, come sempre accade, furono determinanti perché erano voti di elettori di destra o di centrodestra che, come in tutti i nostri referendum di diritti civili, avevano preferito votare per la rosa nel pugno piuttosto che confermare il voto al capace davvero, davvero di tutti, senza farsi spaventare eccessivamente, devo dire, dal buon annientismo che cercavamo invece di mutare. È un po' questa la situazione, ma credo che non c'è un problema tremendo di linguaggio, tremendo. La lamentela sulla scarsa legalità, la scarsa democrazia. No, noi abbiamo dietro di noi 100 anni, con una parentesi di 6-7 anni, di partitocrazia e quindi di antidemocrazia. Quella del ventennio partitocratico a forma monopartitica, no, e corporativista, che conosciamo, e subito dopo con la metamorfosi del male. Noi l'anno scorso mettevamo la stella gialla. Un sessantennio partitocratico antifascista. Guardate, Bottai prevedeva questo il 24 maggio, immediatamente successivo a Piazzale Loreto, l'abbiamo documentato, e diceva naturalmente, adesso avremo, lui diceva, dopo le colpe, la responsabilità di Mussolini, che ha capovolto, lui diceva esattamente, la visione del partito, la visione fascista, adesso si continuerà, si tornerà, diciamo, al regime, al partito antifascista. Bottai, 24 maggio, dopo l'abbiamo messo in exergue del nostro La peste italiana e torneremo a riprodurlo. Ed è accaduto questo. Soprattutto è accaduto quindi che dal 1950, 51, 52, 53 la Costituzione è stata distrutta, ma nelle sue parti fondamentali, nel silenzio degli intellettuali, perché gli intellettuali erano i nostri compagni, gli intellettuali di sinistra, tranne gli azionisti per la verità, e la sinistra liberale. E sono stati attenti al riproporsi della continuità attraverso la metamorfosi e la banalità del male, acquistando il linguaggio dei vincitori per riproporre sempre la stessa realtà. Questo sessantennio, che oggi c'è, partitocratico, da tempo è fuori completamente e compiutamente dalla legalità. In Italia la legalità costituzionale, ma dico, vorrei parlare in corsi universitari, semplicemente fare gli esempi, perché di questo si tratta. Quello che della legge scritta è vigente sono parti inessenziali, qualche volta formalistica, ma non meno. Quello che vige non è quel che è scritto. E quando si fa qualche scrittura, se ne parlava tante volte anche con Francesco Cossiga, certamente era meno decente della scrittura dei fratelli Rocco, diciamo, in termini di tecnica giuridica e quello che avevamo da fare. Quando oggi si dice che, credo vero, io sento dire onestamente oggi che il nemico è divenuto il disfattismo. Guardate, io ho preso come misura di una prudenza che devo avere il fatto che io a 9 anni, 10, 11, 8, 7 vivevo con la scuola, da figlio della lupa, da Balilla. Vivevo quei momenti di massa.
di letizie, di felicità, di grida. Proprio accadeva per altri motivi a Mosca, accadeva per altri motivi a Berlino, accadeva per altri motivi altrove, è una forma antropologica che si riproponeva da questo punto di vista. Ma quando l'altro giorno ho sentito, dove? Da Radio Radicale, dalla cronaca diretta del Parlamento, a un certo punto un ritmo, notate, guardate, voi vedete, ho subito detto, Marco, stai attento, anche tu accorto, Silvio, ho ricordato me, Duce, ma è vero, ma lo dico per dire, Marco, statti accorto, apprezza, guarda, occhio, ma questo però è vero, io proprio... Facciamo la prova, andiamo a reviare all'Istituto Luce, eccetera. Quello che gridavamo, ragazzi felici, in piazza, Piazza Venezia, mo un pochettino più in là, no? E in tutti i pasti, c'era la radio, e c'era Duce, Silvio, era questo, il ritmo, vuol dire niente, vuol dire tutto, perché erano esplosioni popolari, e popolari di gioia, organizzate però, quanto? Strutturalmente organizzate. E quando sento che Silvio che non se ne rende conto, non lo sa, lui non lo sa, io bambino, adesso lo so, ottantenne, vivendo come ho vissuto, io so che allora si accusava l'antifascismo di essere disfattista, anzi si accusava quelle parti del partito che erano più realiste, no? Più preoccupate, appunto del termine disfattismo. Ma ieri, preparandosi a reti unificate, a far vigere la legge anticostituzionale che è quella, non c'è dibattito, c'è dibattito da tempo con gli oppositori che il regime si sceglie. Tonino Di Pietro, come mai? Sempre, no? È scelto. Perché? Perché si sa che così, in questo modo, non sfugge un voto al regime nel suo complesso. Fra destra e sinistra, tutto resta poi dentro, perché lui toglie qualcosa alla sinistra, quegli altri, tutto qua. È una cosa di una chiarezza, direi quasi armonica. Se non fosse il fatto che i decreti Cossiga, periodo disastroso in termini tecnici, Francesco una volta Presidente del Senato mi disse, Marco, sull'emergenza vedrai, sarò più vigile di te, non ne voglio nemmeno sentir parlare. Credo che lui abbia scritto qualcosa del genere anche nel nostro rapporto. Ieri ho parlato con Monsignor Paglia, appunto, per 13, 14, 15, perché credo che come, grazie soprattutto a Giovanni Paolo II, nella lotta contro lo sterminio per fame e guerre del mondo, questa iniziativa radicale ha trovato nella Chiesa, non dico nel Vaticano, ma nella Chiesa un sostegno patente e evidente. E oggi credo che si può far vigere la legge. Quando noi siamo andati nel 76 per la prima volta nelle carceri, lì era la legge, qualche volta i parlamentari ci andavano. Ma per la verità, per esempio, ai ragazzi terroristi di destra, né deputati né avvocati di destra potevano andare. Fanno male al paese, fanno male al partito. Due volte devono essere colpiti. Ci andavamo noi, avvocati radicali. Terza posizione, Mica niente, fieri di questo.
e per far vigere. Adesso la legge dice che gli ecclesiastici, che i magistrati, i parlamentari, gli eletti possono, però per desuetudine non accade. Se il 13, 14, 15 invece accadrà che davvero gli ecclesiastici, naturalmente nelle condizioni di discriminazione anche, cioè quelli di altre religioni, dalla cattolica, comunque appunto potranno anche loro unirsi in questa visita simbolica, in questa ispezione simbolica, beh, avremo anche dei magistrati, ce lo auguriamo. Posso dire, senza mancare all'ospitalità, che da molti decenni, per dire quasi di Crollalanza, altri che sono mancati, mi incontravo con magistrati baresi, emiliani. C'è un fatto, che hanno rifornito meno le corti costituzionali o, se mi si consente, la dottrina forse, di quanto non di parlamentari, soprattutto di una parte, di tutti quelli che mano a mano conoscevo di magistrati operanti, poi oggi sono in Parlamento, sindaci, insomma un po' tutto. Ebbene, non lo so, io mi limito a prenderne atto, ma se lo scrivo. E dico qui, perché lui sa che l'ho detto in altre condizioni, Pinuccio Tatarella, credo che tutti sanno che il rapporto era serio e mi ha onorato di stima e di attenzione. Pinuccio Tatarella e Massimo D'Alema sono stati assieme andati in prescrizione, e io continuo a dirlo, perché cosa? E perché è stato un giochetto, senatori attuali del gruppo di potere della magistratura barese, derubricato, prescritto, è il simbolo. Cosa vuol dire questo? Noi sappiamo chi fosse Pinuccio Tatarella. Io so chi sia Massimo D'Alema. Basta, c'è un sistema, dobbiamo saperlo, vedere, vivere. Allora, ci ho detto, termino appunto, in Italia l'angolazione è questa, è per questo che noi continuiamo a reggere ad una attenzione eccessiva che dura da 40 anni nei nostri confronti. 49 volte un'autorità garante, come dire, non nota per la sua forse imparzialità. L'autorità garante per 49 volte di seguito ha criticato, sentenziato la RAI per il trattamento quale? Nei confronti dei radicali. 49 volte. E più loro giudicano e più questa si conferma come la legalità vigente. Quindi nessuna lamentela. Ma semplicemente rendiamoci conto che noi dobbiamo lottare in una situazione che è molto vicina a quella del 38, a livello internazionale e a livello del nostro territorio. Quando al G4 di allora, dalla Dea Chamberlain, i rappresentanti del mondo democratico, uscirono da quel G4 a Monaco, lasciando che gli altri due, Hitler e Mussolini, apparissero un po' come tutori della pace europea.
38. Hannah Arendt sottolineava che le comunità ebraiche in Germania si illudevano, dopo ancora Monaco, di poter convivere con l'illegalità o la violenza nazista. Noi stiamo convivendo, e concludo, da molti anni. Prima per quel che riguarda lo sterminio per fame e sete nel mondo. Vorrei davvero che Nicchi potesse narrare di più su questo. Magari narrare un futuro. Perché se no non trovo che lui di questo abbia dato corpo o dia parola a questo. In più il popolo tedesco non riceveva l'annuncio. Mo cominciamo la Shoah. Noi ci abbiamo l'annuncio. L'abbiamo avuto quando si diceva che l'anno prossimo saranno 20 milioni di morti per fame. Io ho detto, oh, e i tedeschi li condanniamo perché il popolo, in effetti, quelle cose, qua ci abbiamo l'annuncio. È vero che i giornali e la politica ufficiale poi mettevano in prima pagina, ma questi erano annunci pacifici. E abbiamo reagito. Adesso la realtà carceraria è da Shoah. Sì, ma la realtà della giustizia è tortura oggettivamente, non solo nel 41 bis. Per i ragazzi che entrano per un mese, è un mese di tortura, è un dato oggettivo. Vogliamo allora da, direi io, qui, dalla casa, dal luogo della casa editrice della Terza, del decennio crociano. Anche se poi, quando si inventò la Fandonia ignobile, l'unica rivendicata da un certo antifascismo come noi possiamo rivendicare. E cos'era? Contro la legge truffa. Salvemini, Sturzo e tutti erano per quella legge. E Salvemini mandò alla Terza un suo libro a favore di quella legge truffa, tra virgolette, la Terza non gliela pubblicò. Stiamo attenti, questa è la peste italiana. Allora, niente di peggio. Se ci abituiamo nelle nostre coscienze a ritenere naturale, come per i terremoti ed altro, naturale un orizzonte di morte attorno a noi, in realtà quello diventa orizzonte vero. Dove c'è strage di legalità, c'è strage di popoli. La democrazia reale oggi sta alla democrazia come il socialismo reale sta al socialismo. Questo è il nostro modo di combattere. Allora, grazie. Grazie a Brindisi, grazie alle compagne e compagni di qui. Grazie se si facesse un tantino più attenzione anche in termini di linguaggio. Noi dobbiamo fare i conti con la realtà. Siamo dinanzi ancora a un sessantennio, quattro generazioni partitocratiche, come quelle del ventennio, sotto forma diversa, ma vivendo solo con risultati molto più disastrosi, senza confronto. Tiriamo le conseguenze, abbiamo di che fare. Il fascismo fu un fatto tragico, grande, perché ci batté quelle idee, quella storia, che era poi quella del risorgimento, da tutti i punti di vista. Oggi la partitocrazia sta battendo. Quello che accade a Silvio Berlusconi, Silvio è l'ultimo prodotto della partitocrazia, lui
si era candidato, si era proposto in fondo, no? Di essere quello dell'antipartitocrazia, del Partito Liberale di massa, le cose le ricordiamo, i primi anni, Nini Martino, noi, il linguaggio, no? La dimestichezza, il 94-95, forse ancora l'inizio del 96 era quello. Adesso qual è il problema? In una crisi di un regime la velocità della caduta, la forza è solo quella, la forza di gravità. È una forza, la forza di gravità. Nella caduta, dopo i decreti Cossiga, appunto, quante volte con Francesco, ieri ha detto a Monsignor Paglia, se vedi, se, no, lo vedi, se, come sta, ma semmai digli, abbraccialo da parte mia e digli che non mi faccia lo scherzo di andarsene, perché io c'ho con lui quella promessa che voglio che lui mi consenta di mantenere, di potergli portare le arance. Ho detto alle televisioni, dappertutto, eccetera. Non so, in questo momento, quali siano le notizie. Ora non so quali siano le notizie. Spero che Monsignor Paglia abbia potuto fare il messaggio e spero che non si sottragga in questo modo facendomi questo scherzo da prete, lui che non è prete. Quell'altro fa scherzi da prete, un altro. Se lo tragga e mi resta io con queste arance che sono quelle che tengo da parte Francesco Cossiga da decenni. Vabbè, speriamo. Lui per esempio sul problema delle carceri credo che ci abbia compreso. Forse l'ho aiutato a comprendere anche un po' quanto quella cosa che lui dice di sé. Io ho l'omino nero dentro, spesso sfredale. E ha scritto nel libro, ma lei con chi? Dei politici italiani? E lui dice, con Pannella. Sì, sì, ma è un problema, che tutti e due abbiamo l'omino nero e l'omino bianco. Il guaio di Marco è che lui troppo spesso l'omino bianco prevale. Ecco, per dire cosa posso dire? Lui sa, perché ha una sua erudizione, ha una sua cultura, lui sa che Capitini e noi crediamo profondamente nella compresenza di viventi e di morti. Credo che la scienza prima o poi dirà la sua parola definitiva anche da questo punto di vista. Ma quindi dire che noi speriamo che non ci si rassegni a convivere con la non democrazia in uno Stato non di diritto in cui appunto la peste di che è preannunciata ogni giorno. Qui c'era un topo che arrivava e moriva, si scalzava. Qui abbiamo segnali terrorizzanti. Guardate, ci sono anche 16 agenti di polizia penitenziaria a suicidi negli ultimi 8 anni. E di recente c'è il suicidio di un altro dirigente. E io sono assolutamente sicuro che non può non esserci lì la tortura a cui dei direttori delle case, i agenti delle polizie penitenziarie sono anche loro sottoposti. La tortura hanno scelto, come può succedere ad alcuni religiosi. Uno sceglie di essere credente in un certo modo e poi si ritrova magari con vecchie storie simoniache, insomma, quello soffre più di me di quelle cose. Beh, appunto, qualcuno che sceglie di fare questo mestiere, questa azione, questa professione, poi si ritrova a dover rendere la tortura meno brutta, meno crudele, avendo scelto invece di essere lì per garantire e assicurare il ritorno all'innocenza.
assieme alla decisione delle leggi, no, dei giudizi, dei processi, invece fare questo. È una tragedia di nuovo e quindi spero che adesso intanto Nicky, chiamiamo, però insomma stia attento, 4 anni per non fare quello che ormai si sta facendo dappertutto, si è già fatto dappertutto, bisogna stare attenti, perché poi a volte per tutti noi il rischio di passare dalla moralità alla politica farisaica è un passo non troppo arduo da compiere. Quindi, sotto, auguri all'associazione, auguri a questo giovane 71enne da stanotte, e consentite di dirvi che sono davvero felice. Sono vecchie storie, l'ho già detto, io sono una bestia abruzzese. C'ho secoli dietro di antenati bestie abruzzese cocciute che venivano qua giù per ritornarsene su. E i trattori stanno ancora là a raccontare. Sì, ma io ti devo dire una cosa. Una sola. Cioè, io sono molto... Quando sono nato io c'era Abruzzo e Molise, quindi non hai bisogno di arrivare in Puglia, ti puoi fermare. No, io proprio no, ci tenevo, per quello l'Abruzzo e Molise l'ho proprio ascoltato, che devo riconoscere che Tonino c'ha proprio le stimmate abruzzesi, sì, quella... e devo dire c'ha le stimmate mie di un contadino abruzzese, non è nipote di procuratori generali, e è andato avanti a... come si faceva? O all'immigrazione e poi se no... Così che aveva un'altra tesi. Certo, lo sappiamo. Ecco, quindi, no, ma poi invece no, niente, Foggia, tutta quanta, invece ero ben presente. Poi da una parte andando a finire a Manduria, dall'altra parte di Maurizio.